Pace del Signore, cari fratelli, sorelle, vogliamo continuare in questo momento nella riflessione dei Salmi? Alleluia! Vi invito ad aprire la vostra Bibbia nel Salmo 71, vogliamo leggere in questo momento, Salmo 71, amen, e vogliamo leggere dal verso 1, alla gloria di Dio. E per il bene delle nostre anime. Amen. Io mi rifugio in te, o Eterno, fa che non sia mai confuso. Per la tua giustizia liberami e scampami, tendi verso di me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una rocca di scampo alla quale possa sempre venire. Tu hai comandato di salvarmi, perché sei la mia rupe e la mia fortezza. Alleluia. Dio mio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento. Poiché tu sei la mia speranza, o Signore, o Eterno, la mia fiducia fin dalla mia fanciullezza. Gloria a Dio. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo di mia madre. Sei tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre. Alleluia, a te andrà sempre la mia lode. A te andrà sempre la mia lode. Cari nel Signore, che parole meravigliose, parole incoraggianti, parole di speranza. Parole che devono inculcare in noi, in te, in me, il desiderio di cercare Dio, il desiderio di aggrapparci a Dio, il desiderio di pregare, gloria a Dio, il desiderio, gloria a Dio, di cercare la faccia del Signore. Qui il salmista, ispirato dallo Spirito di Dio, diceva nel verso 1, io mi rifugio in te. O Eterno, fa che non sia mai confuso. E qui mi vengono in cuore due riflessioni principali. Prima dice: io mi rifugio in te. Io mi rifugio in te. Ascoltate, cari, io mi rifugio in te. Cioè, rifugiarsi nel Signore è una decisione personale. Tu devi prendere la decisione personale di rifugiarti nel Signore. Il pastore non si può rifugiare per te, il fratello, la sorella non possono rifugiarsi per te, non possono prendere la tua posizione o la tua decisione, ma rifugiarsi nell'Eterno è una decisione personale. Io mi rifugio in te. Hai preso già questa decisione? O sei ancora indeciso? Sei ancora titubante, vacillante? Sei ancora dubbioso, cos'è che ti impedisce di rifugiarti nel Signore? Cos'è che ti blocca, caro che ascolti, cara che ascolti? È tempo di prendere una decisione, è tempo di prendere posizione, è tempo, gloria a Dio, di prendere una decisione di rifugiarsi nel Signore. Io mi rifugio in te, io. Non il fratello, non la sorella, ma io mi rifugio in te. E qui parla di un'esperienza personale. Qui parla di un'esperienza individuale, un'esperienza intima con la presenza di Dio. Amen. Io mi rifugio in te, o Eterno, fa che non sia mai confuso. E questo è il secondo punto che mi fa riflettere. O Eterno, fa che io non sia mai confuso. Oggi, cari nel Signore, quanti credenti sono confusi? Quanti credenti vengono colpiti dalla confusione che dilaga in questo mondo? Quanti cosiddetti cristiani sono confusi dalle dottrine che dilagano dai venti di dottrine, dalle dottrine umane, dalle interpretazioni umane? Ci sono cristiani oggi che non sanno più quale dottrina credere, tra virgolette,
Ma ti voglio dire, tu devi credere alla dottrina biblica, devi credere alla sana dottrina, devi credere agli insegnamenti del nostro Signore Gesù Cristo. E ti voglio dire, se tu non ti rifugi veramente nel Signore, se tu non hai un'esperienza forte con il Signore, col rifugio del Signore, se tu non ti rifugi nella sua presenza, tu puoi essere confuso dai venti delle dottrine, la dottrina unitaria, la dottrina che non crede nel battesimo dello Spirito Santo, la dottrina che non credono al rapimento. Alcuni dicono che il rapimento sarà dopo la grande tribolazione, altri dicono addirittura che il rapimento sarà la fine del mondo. Quanti venti di dottrine! Alcuni non credono più che bisogna battezzarsi in acqua, alcuni non credono più nella deità di Gesù Cristo. Venti di dottrine. Alcuni credono nella cosiddetta predestinazione. E sto parlando della predestinazione che hanno interpretato gli uomini, perché la predestinazione biblica c'è, cioè Dio ci ha preconosciuti. Amen. Ma alcuni hanno inventato la dottrina della predestinazione, che dicono che alcuni sono già predestinati per il cielo e succeda quel che succeda non si perderanno mai. E altri sono già predestinati per l'inferno, che ormai loro sono condannati, non c'è possibilità di ravvedimento, non si possono convertire, non possono essere salvati perché secondo loro Dio li ha già predestinati all'inferno. Cari, non fatevi ingannare dalle dottrine, non siate confusi dalle dottrine umane. Perché è scritto che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento e che tutti vengano alla conoscenza della verità, poiché Dio ha tanto amato il mondo. E quando parla di mondo, parla di tutta l'umanità. Gloria a Dio, perché Dio non fa parzialità, Dio non fa distinzioni. Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque, e voglio sottolineare questa parola, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Chiunque vuol dire qualunque persona, qualunque essere umano, indistintamente. Dio ha mandato Gesù per salvare tutti gli uomini, gloria al Signore. Non fatevi contaminare dai venti delle dottrine. La dottrina dell'ipergrazia, la dottrina che dice che salvati una volta, salvati per sempre. Addirittura ci sono dottrine che dicono che il diavolo non esiste, che il diavolo, tra virgolette, sarebbe una personificazione del male, che il diavolo non è un essere reale, è una personificazione o una metafora del male e della malvagità. Ma la Bibbia dice che Satana è un essere reale, era un cherubino unto che è caduto dalla grazia, era un cherubino che si ribellò al governo di Dio, perciò è diventato un angelo decaduto, l'oppositore di Dio, il tentatore, il nemico. Fratelli e sorelle, è l'unico modo per sconfiggere Satana e le sue dottrine di demoni è stare saldi nella potenza della verità, rifugiarsi nel Signore Gesù Cristo, il Re della gloria. Non fatevi contaminare dai venti di dottrine. O Eterno, fa che non sia mai confuso. Stiamo saldi nella verità, fratelli e sorelle. Stiamo saldi nella parola di Dio. Alleluia, che ci rivela. Gloria a Dio, la conoscenza della verità che ci rende liberi, liberi dalla confusione, liberi dall'inganno, per rimanere saldi e forti nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, al quale appartiene, alleluia, tutta la gloria e tutta la lode nei secoli dei secoli. Amen. E gloria a Dio.